Bentrovati ad un nuovo episodio dello Sgabello, il format dedicato all'immobiliare dei servizi. Io sono Gerardo Paterna e oggi vi porto nel fantastico mondo di Casavo, che nasce Instant Buyer ma diventa qualcos'altro. Ne parliamo insieme a Edoardo Ribichesu, responsabile per l'Italia dei rapporti con le agenzie immobiliari. Edoardo, bentrovato. Ben trovato a te Gerardo, grazie per l'invito, grazie per essere qui oggi, sono molto felice di essere qui oggi. Finalmente, sono passati un po' di mesi. Un po' di tempo, sì. Allora, Casavo nasce Instant Buyer, poi inserisce servizi di mediazione immobiliare, come mediazione, ma anche mutui. Dove sta andando? Beh, quello al quale stiamo assistendo adesso è a tutti gli effetti un processo evolutivo del nostro business. Siamo partiti oramai qualche anno fa, 5 anni fa, qui su Milano con il modello Instant Buyer. Abbiamo importato, tra virgolette, dagli Stati Uniti questo modello innovativo, ma oggi Casavo va verso la trasformazione in una piattaforma di nuova generazione per il mercato europeo, incentrato ovviamente sul prodotto residenziale. Quindi siamo a tutti gli effetti, la nostra mira è diventare un contenitore unico, una piattaforma che metta a disposizione di chi deve vendere casa, di chi la vuole acquistare e ovviamente del tessuto degli operatori professionali che già operano in questo mercato, a lavorare su un'unica piattaforma in modo da cercare di raggiungere quella che è un po' la nostra missione, cioè rimuovere la complessità. Alla fine noi partiamo da sempre da questo elemento, cercare di rimuovere un po' la complessità che ancora, ahimè, affligge un po' il mercato immobiliare residenziale. In uno dei momenti, quella complessità entra in uno di quei momenti fondamentali per la vita di ogni individuo. Quindi questo processo dove altri servizi si vanno ad agganciare intorno a quella che era la base dell'iBuyer che già avevamo, va a costituire, diciamo così, questa struttura di piattaforma e quindi va a soddisfare le esigenze di molti più consumatori e molti più interlocutori. L'Italia non bastava, era troppo piccola e quindi Spagna, Portogallo, Francia, con un'acquisizione insomma anche importante. Come vedete quindi il mercato immobiliare a questo punto europeo? Beh, la visione è sempre importante, no? Per capire come stanno andando le cose anche dall'altra parte. Assolutamente sì, beh, il mercato europeo è da sempre la nostra mira. Casavo è nata in Italia e ha operato i suoi primi mesi sull'Italia, ma poi già dal secondo anno già si puntava all'espansione. L'espansione, come hai detto tu, ha toccato prima la Spagna, poi ci siamo espansi in Portogallo all'inizio di quest'anno e dalla settimana scorsa, da ottobre 2022, siamo anche in Francia. Il mercato residenziale europeo è un mercato enorme. Siamo concentrati, buona parte della nostra attività è concentrata nelle città con il maggior numero di transazioni, ma la nostra mira non si ferma esattamente a quelle. Ora si è aggiunta Parigi, che è una città che da sola fa 45.000 transazioni di compravendita all'anno, quindi volumi enormi. La condizione generale di mercato rende quei mercati estremamente interessanti per tanti tipi di player, tra cui noi, ed è un mercato, secondo noi, sul quale c'è ancora un grande gap di semplificazione. Il tema che dicevo prima, si può semplificare tanto il mercato residenziale europeo e i processi che ci stanno dietro. Altre zone del mondo, lo sappiamo, hanno dei processi un po' più digitalizzati, a volte anche un po' più trasparenti. Noi qui crediamo di poter dire la nostra nel dare un contributo a questa semplificazione. Questo è un po' l'obiettivo, ripeto, concentrandoci su questi mercati, sul quale tra l'altro c'è ancora ampio margine di espansione. Francia è interessante tutto il mercato, non solo la città di Parigi, ovviamente. Siete partiti col botto in Francia comunque. Siamo partiti... Non ti farò la domanda a cui non puoi rispondere, però siete partiti col botto. Come hai detto tu, siamo partiti con una operazione di acquisizione, quindi abbiamo acquisito un player, un'azienda PropTech come noi a tutti gli effetti, con il quale abbiamo trovato un ottimo allineamento e l'abbiamo fatto per accelerare il nostro ingresso nel mercato. Certo. A tutti gli effetti, aprire un nuovo mercato non è un'operazione semplice. Facile. Poter fare leva sull'esperienza di una struttura che già esisteva, sull'esperienza anche della rete di agenti che è legata a quella struttura, che sono più di un centinaio, quindi una grande esperienza anche locale, operativa, ci permette di portare sulla Francia il nostro modello con degli accorgimenti. Tra l'altro è una cosa interessante, il modello che andiamo a testare sulla Francia è una cosa che non avevamo ancora testato negli altri mercati. Se vuoi te lo racconto, sì, in 30 secondi. Sì, un po' di backstage. Dai. Esatto, il mercato francese ha un tema di... il mercato di Parigi nello specifico
ha un tema di forte liquidità, forte rapidità, comparata a Milano o ad altre città che seguiamo, su quale operiamo, i tempi di vendita sono molto più veloci. E allora lì abbiamo adattato un po' la nostra operatività, anche grazie al team di Proprio, che è appunto l'azienda che abbiamo acquisito, abbiamo confezionato un prodotto ad hoc che si chiama vendita garantita, che permette al venditore che si rivolge a noi di avere immediatamente una doppia possibilità, va immediatamente a testare il mercato insieme a noi, quindi testa una commercializzazione tradizionale, ma questa commercializzazione tradizionale è affiancata da una nostra offerta come instant buyer che resta valida per 5 mesi. Quindi in quei 5 mesi nel quale si testa insieme al mercato alla ricerca di un nuovo acquirente per quell'immobile, il venditore sa che in qualsiasi momento ha una nostra offerta come instant buyer disponibile. Quindi Casavo può diventare l'acquirente del suo immobile. Ma se invece troviamo ovviamente un acquirente che magari riesce anche a sottoporre un'offerta migliore, ovviamente ha modo di trovarla e quindi realizzare il suo sogno di vendere la sua casa magari per comprarne un'altra, al prezzo ovviamente che lo rende più felice, ecco, questo deve essere l'obiettivo. Certo. Allora, andiamo un po' off topic. Satispay, Scalapay, Casavo sarà il prossimo unicorno italiano, quindi ricordiamolo, l'unicorno è quell'azienda che insomma è valutata, ecco, un miliardo. Sì. Di euro, di dollari, insomma, un miliardo. Un miliardo. La valuta non è rilevante. Esatto, insomma, Casavo che punto è? No, diciamo, io credo che quasi nessuna azienda metta come primo punto nella propria missione quella di arrivare a valere un miliardo. Quello sul quale noi ci dobbiamo concentrare è dire lavoriamo bene, sviluppiamo bene il nostro business, sviluppiamo bene anche quelli che sono i ricavi e i profitti dell'azienda, come una qualsiasi impresa sana deve ragionare su questo. Soddisfiamo i nostri clienti, che siano essi venditori, che siano acquirenti, che siano partner, agenzie immobiliari o altri stakeholder che adesso stiamo cominciando a conoscere, le imprese di ristrutturazione piuttosto che le banche con le quali collaboriamo, la valutazione verrà di per sé. Cioè, la valutazione alta, magari anche raggiungere quella quotazione, quella soglia, sarà una conseguenza felice, ci auguriamo, perché avremo lavorato bene, certo. Avremo soddisfatto quelli che sono appunto i nostri clienti. Si arriva lì anche grazie all'interazione con gli agenti immobiliari. Quindi come sono i rapporti con gli agenti immobiliari in Italia e all'estero? Hai notato differenze? Beh, qualche approccio differente c'è, però Casavo vanta, e siamo molto orgogliosi, devo essere sincero, di questo, il fatto che dal primo giorno, da quando l'azienda è stata costituita, abbiamo su tutti i paesi adottato un modello inclusivo. Cioè non siamo arrivati dicendo siamo grandi e forti, facciamo tutto da soli, no. Siamo stati molto umili, siamo entrati in punta di piedi e abbiamo da subito avviato una collaborazione estremamente proficua poi per entrambe le parti con il tessuto delle agenzie immobiliari. Lo vediamo tanto sull'Italia, ma lo vediamo sulla Spagna, anche adesso con l'ingresso sulla Francia. Abbiamo visto che alla fin fine essere un'impresa che ha intorno una rete di collaborazioni, di partnership, è alla fine il modo più veloce per poter scalare quasi tutte le idee di impresa, poi business più, business meno, ma nel nostro caso abbiamo visto che era la chiave. Poi le differenze, perché i mercati possono essere diversi, facciamo certo. L'esempio, in Spagna non esiste la provvigione dell'acquirente, faccio un esempio banale. Quindi ogni modello di business si adatta poi ai paesi diversi nel quale lavora. Però il principio alla base è stato apriamoci e collaboriamo, perché senza quell'aspetto probabilmente anche la nostra la crescita della nostra azienda sarebbe stata probabilmente più lenta o più difficoltosa. Questa è una scelta che ogni imprenditore, ogni management va a fare all'interno del proprio percorso. Noi abbiamo scelto il modello inclusivo dal giorno zero, l'abbiamo mantenuto in questi 5 anni. Insomma, l'elemento agente immobiliare continuerà ad essere una costante dentro Casavo? Al di là delle dimensioni, dei servizi. Assolutamente sì. Io stesso dirigo quella divisione, come hai detto tu bene all'inizio, che si occupa di tutti i rapporti con le agenzie immobiliari ed è una divisione che ogni giorno dialoga con le agenzie che operano nei mercati dove operiamo anche noi. Ed è per noi uno degli scambi, anche dei confronti, perché sì, si fanno le transazioni insieme, si fanno le compravendite insieme, ma ci si confronta anche tanto, a volte da quel confronto nascono magari ulteriori opportunità di business e questo secondo me è anche un grande valore che risiede dietro quella collaborazione. Ottimo.
Parliamo di un aspetto un po' più estetico, no? Di recente proprio avete fatto il rebranding di Casavo, che è un'operazione non solo estetica, è un'operazione complessa. Ci racconti dietro cosa c'è, quali sono le leve che vi hanno spinto e l'obiettivo poi, ecco, non è rifaccio il logo. Ecco. Esatto. Ma allora, infatti, guarda, non è proprio un'operazione estetica, come hai detto tu, è un'operazione che, per dare un'idea anche della complessità, ha richiesto 7 mesi di lavoro questo rebranding e ha coinvolto l'intera azienda. Dal nostro amministratore delegato all'ultima persona assunta in azienda siamo tutti stati impattati in qualche modo e abbiamo tutti contribuito a questo rebranding, perché l'operazione è un'operazione di rebranding. Dopodiché anche, come detto, non è estetica, cambia il modo con il quale posizioniamo Casavo nell'immaginario, nella testa delle persone, a tutti gli effetti, dei consumatori, dei partner, di tutte le persone coinvolte con noi. Ed è un'operazione complessa effettivamente perché veniva fatta e ha questa complessità? Perché cambiando quello che noi siamo, come dicevamo all'inizio, cioè da instant buyer diventare una piattaforma di nuova generazione per il mercato residenziale europeo, significa presentarsi in modo diverso agli occhi dei consumatori e di tutti gli altri. Quindi è stato ridisegnare un po' tutto il modo con il quale venivamo percepiti, e tutti in azienda devono fare la propria parte in questa trasformazione. Il beneficio qual è? Il beneficio è avere da parte dei consumatori principalmente una percezione che dia anche estrema fiducia, che permetta al consumatore di darci fiducia e che faccia apparire questa nostra missione per la semplificazione che ripeto sempre, ancora un po' più tangibile. È vero, può sembrare un fattore estetico, ma non lo è, perché a tutti gli effetti cambia il modo con il quale noi raccontiamo che cosa facciamo, chi siamo e anche dove vogliamo arrivare. Questa mira europea, questo avere questo stesso colore che ci guida all'interno dei mercati su 4 paesi, ci aiuta in questo. Aver dedicato, per esempio, un colore, questo quando si parlava prima della collaborazione con le agenzie immobiliari, noi vediamo l'arancione adesso come nostro colore principale. Sì. Per quanto riguarda i consumatori, ma abbiamo un verde, un colore dedicato a tutto il mondo della collaborazione con i partner, quindi con le agenzie. E questo è per darvi un'idea di quanto questo rebranding ci dia anche degli strumenti nuovi per raccontare al meglio ogni aspetto della nostra azienda, ogni divisione, ogni area operativa dell'azienda. È interessante sempre scoprire come dietro anche le azioni che se possono apparire più semplici in realtà c'è dietro veramente un lavoro enorme. Soprattutto credo anche uno studio di progettazione molto economico, vero? Beh, abbiamo incaricato Design Studio, che è per intendere fatto il rebranding di hanno lavorato con Airbnb sulle sue campagne, hanno fatto il rebranding di Deliveroo, quindi diciamo nomi estremamente importanti. Hanno fatto, questo l'abbiamo visto in prima persona, poi il team brand nostro interno me l'ha raccontato. Hanno fatto un lavorone siedendosi accanto a noi, intervistando quasi tutte le persone dell'azienda, per percepire veramente cosa eravamo e chi eravamo e dove volevamo arrivare. Quindi, diciamo, l'esito, l'output del loro lavoro ha avuto come input le descrizioni più intime, diciamo così, del nostro funzionamento, in modo che quel lavoro, quell'output potesse rappresentarci in modo completo. Oggi vediamo questa campagna che sta cominciando a tempestare le città. Oggi Milano è tempestata della nostra campagna e devo dire noi ci riconosciamo molto in quello che vediamo, in quei cartelloni, in tutta quella cartellonistica che vediamo apparire nelle varie angoli della città. Bello sapervi, sono partecipativi, insomma, quindi è una bella cosa. Bene, bene, ottimo. Allora, Edoardo, grazie. Grazie tempo a te, Gerardo. È arrivato in fondo, come sempre. Ci rivedremo, insomma, tra qualche mese, che sicuramente ci sarà qualche novità. Ormai i ragazzi di Casavo ci hanno abituato a questo e l'altro. Quindi grazie mille per la tua partecipazione. Prima di chiudere ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto, un servizio e presentarlo da questo sgabello, puoi farlo scrivendo allo sgabello @gerardopatana.com. Ci vediamo in occasione del prossimo video.